GF VIP 7, Oriana e Daniele Vicini, c'era là, ho capito che era il mio momento. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno fatto pace. Dopo la 35 puntata del Grande Fratello VIP 7 c'era stata un'incomprensione tra i due. A causa del comportamento esuberante di lei. Nel pomeriggio di ieri, Oriana, parlando con Ivana Mrazova, ha spiegato come è riuscita a far tornare il sereno con l'imprenditore veneto. Un racconto che ha commosso anche l'ex fidanzata di Luca Onestini. Oriana e Daniele per metà della giornata di martedì non si sono rivolti parola, entrambi hanno trascorso parte del tempo con i loro amici. Nel tardo pomeriggio di ieri, però, c'è stata una svolta: Oriana è riuscita a trovare il modo di fare pace con l'imprenditore veneto. Parlando in salotto con Ivana, Marzoli ha affermato: c'era la musica romantica. Ho capito che era il mio momento. Dopo aver visto Dal Moro da solo sul divano, Oriana si è avvicinata e lui, anziché respingerla, l'ha abbracciata. In quel preciso istante gli Oriele hanno fatto pace e sono tornati a scambiare gesti d'affetto. Il modo in cui è tornato il sereno tra i due coinquilini ha fatto commuovere anche Ivana, quest'ultima si è detta felice e si è complimentata con coinquilina per il modo in cui ha affrontato la delicata situazione. Nel post puntata di lunedì 20 febbraio, Daniele aveva rimproverato Oriana per l'atteggiamento avuto in puntata. Secondo il giovane imprenditore, la coinquilina dovrebbe smetterla di parlare in spagnolo e di avere un comportamento esuberante. Sebbene Marzoli aveva accettato i consigli, al tempo stesso non aveva gradito il tono di voce utilizzato da Dal Moro. Secondo la concorrente, i panni sporchi andrebbero lavati in casa e non davanti a persone che non vedono l'ora di sparare a zero sulla coppia. Per Micola, Oriana non doveva preoccuparsi visto che Daniele l'ha rimproverata per il suo bene. Anche Gioele aveva spiegato che Dal Moro voleva solo aiutarla a migliorare. A detta di Tavassi, Marzoli non doveva arrivare a conclusioni affrettate poiché i due, quando sono insieme, mostrano solo il lato migliore. Daniele e Oriana sono tornati a scambiarsi gesti d'affetto e trascorrere parte del loro tempo insieme. In principio, Daniele non riusciva a fidarsi a causa del flirt avuto dalla concorrente venezuelana con Antonino Spinalbese. Successivamente l'imprenditore veneto ha capito che non poteva più nascondere l'interesse nei confronti della coinquilina. Attualmente i due si stanno conoscendo meglio all'interno del programma e immaginano un futuro insieme lontano dal casa del Grande Fratello VIP 7. La carte să rubrândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vânt niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Oh,